Bentornati ragazzi, sono SalaTab52. Oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Nello scorso episodio abbiamo completato le amichevoli in alto dall'allenatore della Maritime Memorial e ciò significa che in questo episodio potremo finalmente reclutare tutti i calciatori della Dark Emperors e iniziamo proprio dal capitano, Nathan Swift, che non sarà più il capitano della Raymond ovviamente perché il capitano rimane sempre Mark, ma in squadra almeno lo riprenderemo. Adesso però sono curioso di una cosa, vedere a che livello si trova Nathan. Eccolo qua, finalmente al 39, ok, praticamente il livello di quando noi l'abbiamo mandato via. Tra l'altro gli rimangono sia il tiro della cometa che lo scan che gli abbiamo insegnato noi, perché ci serviva una difesa. Poi vabbè, ha imparato il ciclone là e quindi va bene, però appunto ci serviva la difesa, mentre il tiro della cometa gliel'avevamo insegnato così da permetterci un tiro da centrocampo, che utile è sempre stato. Comunque, quindi, iniziando da Nathan, continueremo, dobbiamo reclutare quindi sia Nathan che Kevin, Steve, Sam, Todd, Timmy, poi dobbiamo prendere anche Felt insieme a Malcolm per poi reclutare Shadow e abbiamo finito, credo. Max pure dovrebbe esserci, sì, ok. Niente partite, quindi Nathan adesso fa parte di nuovo della nostra squadra. Sta al 39, questo significa che prima di vederlo ci metteremo un po', perché devo farmi delle partite per farlo salire di livello. In questo momento non può competere contro le amichevoli che dobbiamo fare. E ho visto Kevin. Ok Kevin, che ci fai qua? Ok, strana questa cosa. Non devo cercarlo dal signor Hillman, dall'allenatore Hillman. Kevin viene con te senza partite, va bene. Ok, perfetto. Nemmeno 2 minuti, anzi praticamente 2 minuti, abbiamo già reclutato sia Nathan che Kevin. E se allora tutti e 11 non serve fare una partita, vorrà dire che li prendiamo tutti e 11 e non solo, perché avevo in mente di prendere anche Silvia, Celia e Nelly. Ma c'è un problema. Che problema è? Perché non potremmo prendere Nelly in squadra, ma non per un motivo o per un altro, ma perché Nelly si può reclutare solo in Tempesta di Fuoco. Quindi ricordate, se state giocando a Tempesta di Fuoco potrete prendere Nelly e vi dico che si trova sopra la torre. Se state giocando a Bufera di Neve invece, che è lo stesso gioco che stiamo facendo noi, possiamo prendere Silvia, che si troverà a casa di Mark. Ci stiamo andando adesso proprio per questo motivo. L'ho letto prima di iniziare il video purtroppo, quindi non potremo avere Nelly in squadra, non potremo avere l'attaccante donna per la nostra squadra, però ci accontenteremo di quelle che abbiamo. Invece Celia si può prendere, ma dobbiamo per forza prima battere le amichevoli in alto dall'allenatore dell'Alpine, quindi ancora un bel po' di episodi prima di poter reclutare. Se sono 8, tante quanto ce n'erano dall'allenatore della Maritime, vorrà dire che dobbiamo fare prima altri 5 video, per forse 6, per le amichevoli dell'allenatore della Maritimes, per poi fare i 4 che servono per battere le 8 squadre che ci sono in alto dall'allenatore dell'Alpine, per poi poter reclutare Celia. Ma nel frattempo abbiamo il portiere per la nostra squadra di sole donne, Silvia, che male non fa, sta al 45 tra l'altro, quindi è anche utilissima, salirà diciamo in fretta, perché se continuo a battere la squadra degli alieni più e più volte mi prendo sempre 1500 punti esperienza, a salire ci salgono tranquillamente. Mi sono allenato con la Kirkwood che mi dava sì e no quei quasi 500 punti esperienza, quindi mi accontento di questi 1500, sono più del doppio. Quasi il triplo. Direi però basta aspettare, perché sto aspettando dall'episodio 7, come detto già in un altro video, anche se non è il 7, comunque sto aspettando da tanto. Basta, andiamo a prendere Shadow. Però come detto, per prendere Shadow dobbiamo prima reclutare Feld e Malcolm Knight in squadra. Feld dalla brainwashing e andiamo subito a prenderlo, tanto ci mettiamo 3 secondi. Tra l'altro so già che sia Feld che Malcolm non hanno bisogno di essere sfidati, entreranno in squadra direttamente, quindi appena parliamo con loro entrano subito in squadra. Quindi nella vostra avventura, se volete avere un terzino, perché poi sapete
sapete che Nathan si farà male e se ne andrà dalla squadra, Malcolm, tranquillamente, Malcolm Knight lo prendete e avete un nuovo terzino. Se vi interessa avere un portiere, anche se Mark è utilissimo per tutta l'avventura, però se vi interessa divertirvi con un portiere in più perché magari Mark lo volete spostare, Feld, tranquillamente, è un portierone perché comunque impara delle tecniche buonissime di parata e quindi lo potete prendere. Invece, vabbè, a parte che sta a livello 5, però nonostante il livello 5 ha già sia un'offensiva che una difesa Malcolm Knight, quindi veramente utile. Chissà perché hanno scelto loro due per metterli nella Dark Emperors, perché effettivamente nell'anime, ora Malcolm in realtà non è che me lo ricordo così tanto, però Feld non è così importante. Poi forse mi sbaglio, però boh. Comunque, quindi anche Knight è stato preso, facilissimo anche lui. E adesso però, prima di andare a prendere Shadow, perché sennò sarebbe troppo facile, dobbiamo andare a Cervo TV, alla stazione TV che si trova a Nara. Dobbiamo salire sul tetto e prendere un oggetto che ovunque ho letto sta scritto che si trova dentro ad una cassaforte, ad una cassa, ok, le casse di questo gioco, ma io sono abbastanza sicuro che non si trova dentro una cassa, però andiamo a vedere adesso. Comunque, salendo sul tetto, l'ultima volta che siamo venuti qua, tra l'altro, abbiamo affrontato la Gemini Storm e abbiamo perso con Axel che tirò fuori. Comunque, qui a terra c'è un oggetto che sembra essere bene o male invisibile e purtroppo non vi provo nemmeno a leggerlo perché veramente non ho idea di cosa sia, però non stava in una cassaforte, era a terra e basta, però era così trasparente che non si vedeva. Infatti è veramente difficile trovare questo oggetto, lo dovete per forza sapere che sta là, oppure avvicinarvi e notare che esce la stellina. Effettivamente è il modo migliore per accorgersi che c'è qualcosa. Comunque, dopo aver raccolto questo oggetto, che da quello che ho letto è una lucertola, però il nome forse sì è di una lucertola, ma alzo le mani, veramente sinceramente non so cos'è, so solo che serve per prendere Shadow. E sì, stiamo andando alla torre perché proprio dove vi feci vedere che si può entrare, quindi dentro questa specie di chiesa, che forse è una chiesa, comunque, finalmente possiamo prendere Shadow, ma dobbiamo mettere nei primi 4 Feld e Malcolm, perché sennò Shadow non appare. Non è difficile, come detto, cioè alla fine è sempre la stessa cosa. Tra l'altro, a quanto pare anche Shadow non vi sfida e quindi entra direttamente in squadra e sta anche lui a livello 45 come Silvia. Quindi sì, è un livello molto utile comunque il 45, perché è vicino al 50 e dal 50 in poi possono tranquillamente, secondo me, fare le amichevoli che stiamo facendo in questi episodi. E finalmente Shadow viene con te. Veramente non ce la facevo più, lo volevo troppo in squadra. Lui insieme al suo Dark Tornado potevano tranquillamente risparmiarsi quel calcio stordente 2, ma ci accontentiamo lo stesso. Detto questo, nel frattempo che aggiusto qua, perché voglio vedere la squadra messa bene, ciao Shadow, prima o poi ti userò assolutamente in attacco col tuo Dark Tornado. Chissà l'ultima che cos'è, se impara tipo una specie di Dark Dragon, il Dragon Dark, no? Una specie di Dragon Crash però oscuro, sarebbe fantastico, non so perché, chissà se esiste, penso di no. Comunque, i prossimi due calciatori da prendere sono Timmy e Todd. Andiamo alla Cloister Divinity School per trovare ovviamente Timmy, perché è in realtà la sua scuola preferita, però comunque vuole rimanere nella Raymond. Lo troviamo in mezzo al campo, è una cosa divertentissima, vedete che c'è un calciatore in più in mezzo al campo ed è proprio lui, ed è Timmy. Ok, questa cosa sì, mi fa ridere. Invece Todd sarà dove noi l'abbiamo lasciato, cioè dove se n'è andato, dove si è fatto male e l'abbiamo perso per poi tutta l'avventura, e cioè, ve lo ricordate, a Nanivaland. Todd si fa male perché Xen lo picchia e lo distrugge, gli rompe le gambe e quindi si fa male e non può più giocare a calcio, infatti se ne va e poi si unisce alla Dark Emperors. Quindi, per andare a Nanivaland, se ricordo bene, Fukuoka? No, e allora è Osaka. Ok, perfetto, Osaka, ok. Non so, vabbè, a parte ricordarsi i nomi non è poi così tanto facile. Comunque, pensavo che si trovasse dentro all'allenamento, cioè proprio nella stazione d'allenamento di Nanivaland, invece no. Si trova sempre nella parte destra, ma
un poco più avanti, dietro questa casetta sta, perfetto. E ovviamente anche Todd, come Kevin e Nathan, lo troviamo a livello col quale ha lasciato la squadra, quindi sicuramente meno del 39, perché va via prima di Nathan e infatti sta al 33. Ok, perché qui si arriva prima della parte dove Nathan si fa male. Ok, calciatori facili da prendere, presi. Perché veramente adesso non ce ne sono più. E che significa questo? A quanto pare Steve Grimm non esce. Sam nemmeno esce. Forse, se ho letto bene, Steve in realtà si prende dopo aver battuto le squadre in alto dalla madre di Suzette, ma questo forse ho sbagliato. Quindi nel frattempo prendiamo altri calciatori speciali, come questo Ryan, che dovrebbe essere, se ricordo bene, io l'ho letto solamente perché stavo leggendo queste cose, Miles Ryan, che si chiama Miles anche. Tecnicamente nell'anime io non ricordo che viene a far parte della squadra della Raymond, però boh, forse è possibile. Comunque si può reclutare solamente se avete Nathan in squadra, perché appunto Ryan è un amico di Nathan che prima di unirsi alla Raymond, Nathan, lui era un velocista, faceva le corse, ok? Non mi viene il nome, vabbè, comunque correva, ecco. E quindi Ryan era il suo migliore amico, il suo perché non ricordo le cose in italiano? Va bene, era quello che lo sfidava. Ok, perfetto, avete capito? Ok. Di conseguenza, ora possiamo prenderlo in squadra e volendo si può prendere sia all'inizio dell'avventura che adesso. Ovviamente non potete reclutare questo calciatore da quando Nathan si fa male ed esce dalla squadra fino a che non lo riprendete, perché appunto vi serve per forza Nathan nei primi 4. Ok, niente, è speciale per questo motivo? Forse sì. Comunque si chiama Miles, cioè il nome di solito ai calciatori non speciali, quelli comuni come ad esempio Ilford, che l'abbiamo preso, come nome non c'è scritto il loro vero nome ma il cognome, appunto Ilford. In questo caso invece di stare scritto Ryan c'è scritto il nome. E vabbè, niente di che comunque. Dalla pagina dove stavo leggendo come reclutare tutti questi calciatori, perché io pensavo di doverli scrivere tutti dall'allenatore Hillman, invece con Kevin ho scoperto di no all'inizio di questo video. Quindi sì, ovviamente ho fatto dei tagli che voi sicuramente avete visto. Comunque solamente Nathan, a quanto pare, no, in realtà non solamente Nathan ma anche Steve, Sam e Max si devono scrivere dall'allenatore Hillman, solo che gli altri tre, differentemente da Nathan, non si trovano. In che senso? Steve Grimm, a quanto pare, l'unico, non lo so perché, non lo trovo. Ho letto, no, Steve si prende dopo aver battuto con esse le squadre dall'allenatore della Maritimes, ma non esce e non capisco il motivo. Sam invece credo si debba prendere per forza dopo aver battuto le squadre in alto dell'allenatore dell'Alpine. Max invece si prende dopo aver battuto le squadre in alto con esse, come al solito, dall'allenatore dell'Otaku. Quindi noi non lo potremmo fare, perché l'allenatore dell'Otaku, per sbloccare le sue amichevoli, ho bisogno di prendere la chiave grazie alla Nintendo Wi-Fi Connection, che ovviamente è stata chiusa, ma io registro da telefono, quindi di conseguenza non potrei lo stesso, anche se la Nintendo Wi-Fi Connection fosse ancora aperta, e quindi non possiamo. A meno che non riesco a trovare un modo per trovare e per prendere questi calciatori. Quindi Max lo dobbiamo scartare a prescindere. Sam vedremo se funziona. Con Steve sinceramente non lo so, perché non mi esce. Quindi, prima di concludere questo video, che è stato praticamente un fallimento totale, perché volevo prendere tutti i Dark Emperors ma ne ho presi una metà, se non di meno, abbiamo un calciatore molto speciale da prendere. E io vi giuro che non l'ho mai saputo. Se Aurelia e Seggy sono speciali, questo calciatore per me lo è ancora di più. Nella minimappa quel puntino blu prima non c'era, perché sì, è Chester. Conoscete Chester? Se non conoscete Chester, andate a vedere gli episodi di Inazuma Eleven dell'anime, perché è lui. È il telecronista di tutte le partite della Raymond dell'anime. Di conseguenza, se veramente questo calciatore io lo metto in squadra e mi funziona come telecronista nelle partite, è una cosa bellissima. Credo che non funzioni, però se funziona, ok. In realtà non lo so. Beh, se parla alla fine del primo tempo e alla fine della partita,
va benissimo. Se però mi parla in mezzo alla partita, no, assolutamente non va bene. Ma in realtà, se lo possiamo prendere in squadra, è un calciatore. Ciò vuol dire che lui imparerà qualcosa e noi lo potremmo mettere in campo per farlo giocare. E devo mandare via qualcun altro, va bene, mandiamo via questo Yellow perché sinceramente non mi interessa. Quando l'ho visto nel sistema di contatti non lo volevo prendere, ma l'ho dovuto prendere perché dovevo continuare il sistema di contatti, e quindi ok. Comunque abbiamo Chester in squadra, io non ho mai saputo che c'era lui, anche perché chi è che torna sopra a Cervo TV? Chi mai, dopo aver fatto la partita contro la Gemini Storm e aver scoperto che Axel doveva lasciare la squadra, torna sopra Cervo TV? Io non l'ho mai fatto ed è il motivo anche per il quale non ho mai trovato questo calciatore. E quindi sì, vi dico che ovviamente, visto che sta a livello 3, questo significa che voi potete reclutarlo anche subito dopo essere stati a Cervo TV. Appena finisce tutto l'evento della Gemini Storm con Axel che tira fuori perché non è concentrato per via di quello che succede con gli alieni e sua sorella e viene mandato via dalla squadra, voi potete tornare alla stazione TV e salire sul tetto finché non riuscite a trovare Chester. Perché è un proc random, come è un proc random Aurelia. Ce l'abbiamo fatta. Questa volta il primo tentativo, tra l'altro. Io avevo pensato in uno di questi episodi che bisognasse arrivare qui magari con una donna in squadra, con una femmina nei primi 4. Di conseguenza io pensavo che tutte le volte che ho giocato magari nei primi 4 avevo vittoria. Anche perché io la maggior parte delle volte vittoria nei primi 4 ce l'ho. Quindi avevo pensato questo, però non ci avevo provato ancora. Invece sono andato a leggere e ho letto random tra parentesi. Quindi sì, anche Aurelia è un proc random, come Seggy alla fine, ma Seggy capita sempre al primo tentativo. E ok, abbiamo preso anche Aurelia. Tecnicamente lei non dovrebbe imparare niente di speciale, ma sinceramente non so nemmeno questo. E ok, purtroppo ve lo faccio vedere perché non è che sono stupido, però Steve Grimm non esce. E nemmeno Sam, di conseguenza. Ovviamente ora mi trova dei calciatori perché ce ne sono tre che si chiamano Sam, ma non è il Sam che vogliamo noi. Invece Steve non c'è, purtroppo. Comunque, un piccolo taglio. Sì, sono alla Raymond. Ho dovuto saltare la prima parte di storia finale perché alla Raymond c'è il signor veteran qui in alto, che non so se si sblocca dopo aver vinto la prima volta contro la Dark Emperors o già da subito. Però questo signor veteran non è quello che ci accompagna per tutta l'avventura, ma è un altro, uno dei tre fratelli gemelli soprattutto. Ma vende dei guanti che aumentano un sacco la parata, e noi ovviamente questi guanti a Mark non li possiamo dare perché è un attaccante in questo momento. Li diamo a Darren, che comunque fa più 2 rispetto ai guanti che aveva prima, è un più 2 che può farsi sentire. Invece gli scarpini sono per far aumentare la velocità, che non diamo a chi fa più 11, perché quel più 11 vuol dire che loro hanno degli scarpini per potenziare l'attacco e quindi non ci interessa. Ma guardate che tecniche ci sono qui. Compriamo tutto. Compriamo volo dell'aquila, zona micidiale, triangolo Z, perché sì, anche il volo della fenice, il calcio triplo, no, la galassia lo prendiamo. Fenice, no, aspettate, ho quasi finito i punti. Bene, allora, abbiamo fatto una spesa pazza, ci teniamo per adesso questi 39.000 punti, ne avevamo 100.000, ma ne avevamo 100.000 perché ho fatto 24 vittorie contro la Genesis, però appena inizio ad allenarmi grazie alla squadra degli alieni ne faremo ancora di più di punti, quindi non ci preoccupiamo troppo di questa cosa. 39.000 per adesso me li lascio perché ho bisogno di curarmi comunque. Non per forza in realtà, perché facendo le amichevoli non devo curarmi, però meglio prevenire che curare, no? Ecco, quindi mi lascio 40.000 punti praticamente. E quindi sì, purtroppo non possiamo prendere gli altri calciatori. Ho provato in tutti i modi a prenderli, ma Steve Grimm non esce e tutti gli altri a quanto pare forse hanno veramente un altro modo per essere trovati. Abbiamo comunque preso un bel po' di calciatori, tanto da arrivare ad avere il massimo, a quanto pare, nonostante ho ancora un sacco di spazi liberi, ma forse il massimo sono 100. Comunque sono molto contento di Silvia, veramente. È una cosa che mi fa troppo ridere, però Chester. Tra l'altro, Chester in copertina? Assolutamente sì. Però se l'episodio si chiama Reclutiamo i Dark Emperors, non posso mettere Chester.
No, no, lo metto, lo metto. Non mi interessa. Cioè, non posso veramente non mettere Chester in copertina. E magari addirittura mettere il titolo Chester nella Raymond. Sì, no, assolutamente sì. Perché? Perché non farlo? È una cosa troppo divertente. Comunque, quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se interessate ai miei contenuti. Di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram. Potete seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.